Dopo la settimana di pausa per gli impegni delle nazionali torna il campionato e la Virtus ospita quella che in questi anni è stata, in questi ultimi due anni in realtà, è stata un'avversaria costante e spesso insidiosa come Tortona. L'ultimo match in ordine di tempo è quello in Coppa Italia in semifinale, in cui la Virtus ha giocato molto meglio degli avversari ottenendo la vittoria che valsa poi l'accesso alla finale persa contro Brescia. Gara comunque insidiosa, gara difficile, gara che attraverso le parole di Alessio Torri andiamo a presentare nel dettaglio per quanto concerne l'avversaria della Segafredo. Nell'ultima gara giocata alle Final Eight di Coppa Italia, la Bertra ha sfidato proprio la Segafredo, perdendo per 90 a 65. Dal campo i piemontesi hanno tirato col 40% da 2 punti, col 28% da 3 punti e con l'85,7% ai liberi. 7 i rimbalzi offensivi, 22 quelli nella propria metà campo. Gli assist sono stati 13, le palle perse 11. Passando ai singoli, il top scorer per i piemontesi è stato De Monte Harper, autore di 14 punti, mentre sotto canestro il miglior rimbalzista con 8 carambole, Tyler Kane. Virtus Segafredo Bologna, Bertram Tortona Dertona. 15-4 il record dei bianconeri virtussini, 14-5 quello dei bianconeri piemontesi in campionato. Tra i duelli individuali sul perimetro, Nico Mannion contro Semai Criston, 10,5 punti, 1,9 rimbalzi, 3,4 assist per il play bianconero, 14,3 punti, 2,4 rimbalzi, 5,6 assist per il play di Tortona. Sotto canestro, Jeté contro Severini, 8,4 punti, 6,7 rimbalzi, 0,5 assist per il lungo francese, 6,1 punti, 4,4 rimbalzi, 0,9 assist per il lungo azzurro di Tortona. Passando ai dati di squadra, 36,8% dalla lunga distanza per Bologna, 37,6% per Tortona. Dalla media distanza la Segafredo in campionato viaggia col 56%, mentre i piemontesi rispondono con il 50,7%. A cronometro fermo le due squadre tirano rispettivamente col 74,3% Bologna, 77,4% Tortona. Passando ai rimbalzi, 10,2 quelli offensivi per la Virtus, 9,2 per Tortona, 25 invece nella propria metà campo per Bologna e 27,5 per Tortona. Gli assist sono 17,3 per la Segafredo, 18,1 per la Bertram. Infine le palle perse, Bologna 12,8, Tortona 10,5. Alla vigilia del match contro Tortona ha preso la parola per illustrare i temi della sfida l'assistente coach della Virtus, Alberto Serravalli. Affrontiamo Tortona, la terza forza del campionato, una squadra a cui piace giocare ad alto ritmo, molto pericolosa al tiro da tre punti, soprattutto in transizione, con tanti esterni pericolosi al tiro come Filloi, Makura, lo stesso Daum e dei lunghi molto solidi come Kane e Radosevic. Dovremmo fare una partita fisica per limitare quelli che sono i loro punti di forza e in attacco trovare le soluzioni giuste per avere i tiri migliori possibile. Affrontiamo questa gara con un'emergenza fisica ancora attuale, sapremo solo domani quali giocatori potranno scendere in campo, ma vogliamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi. È tutto per questo prepartita, palla 2 alle 20, biglietti ancora disponibili sul circuito Viva Ticket e nei consueti punti vendita della Virtus, palla 2 alle 20, Segafredo contro Bertram Tortona e anche naturalmente su Nettuno Bologna 1.